Mario Maggio, consigliere della quarta municipalità di Napoli, qui a Napoli TV questa mattina per parlare di due argomenti importantissimi che hanno caratterizzato la vostra municipalità in questi giorni. Prima di tutto l'incendio del campo Rom di Via del Riposo ed anche un incidente importante che è accaduto questa mattina in Via Stadera. Sì, per quanto riguarda la prima questione, è il campo Rom che per 10 anni è stato praticamente oggetto delle nostre sofferenze per quanto riguarda la presenza di questi signori, tra virgolette, che per 10 anni e 20 ore praticamente ci hanno riempiti di fumo, di materiale tossico e quant'altro. Ecco, cosa è accaduto domenica sera? Domenica sera siamo stati avvisati intorno alle 10, 10 e un quarto che stava praticamente questo inizio di incendio. Quando ci siamo recati sul posto già stavano le prime autobotti e quant'altro, ma non era più domabile l'incendio, quindi praticamente si è divulgato con il vento in maniera proprio repentina. E abbiamo respirato per ore e ore praticamente tutti i fumi tossici di tutto quello che praticamente era rimasto all'interno del campo, che ricordiamo appena qualche mese fa è stato, come dire, sgombrato, sono andati via in maniera coatta per quanto riguarda le vicissitudini che noi tutti sappiamo. Innanzitutto penso che le istituzioni, compreso il sottoscritto perché le rappresento, dobbiamo chiedere scusa alla cittadinanza. Dobbiamo chiedere scusa alla cittadinanza perché non siamo stati capaci di tutelare il territorio. Non siamo stati capaci di poter, come dire, affrontare questo problema e prevenire quello che poi alla fine era un nefasto presagio che noi già stavamo denunciando. L'incendio, l'ennesimo incendio di quello che rimane delle altre migliaia di tonnellate, come dalle immagini si vede, ancora ferme lì, non hanno fatto altro che innanzitutto alimentare polemiche. E credo che il vice sindaco Sodano debba capire che lui praticamente in questa amministrazione non è capace di poter tutelare la salute pubblica. Se avesse, o quantomeno, se fosse intervenuto all'amministrazione pubblica in qualità del vice sindaco Tommaso Sodano, forse tutto questo non sarebbe successo. Un altro episodio, quello di questa mattina, un uomo di 44 anni è morto lungo via Stadera. Ci sono delle cause da accertare? Purtroppo innanzitutto siamo vicini a questa famiglia, un giovane, dispiace pure se fosse stato più anziano, e quindi a nome della comunità di Poggio Reale e dell'intera amministrazione facciamo le condoglianze e siamo vicini al dolore di questa, nei confronti di questa famiglia che ha avuto questa perdita. In effetti quel palo è un palo killer, io denuncio apertamente quella che è la presenza di quel palo poco illuminato, privo di cadali frangenti e non vedo la mastodonticità, la logica di quella mastodonticità che poi non è neanche tutelato da qualche barriere che possa attutire il colpo. Poco illuminato, pochi cadali frangenti o, per dire meglio, nulla, quindi un pezzo di carbone messo a centro di strada dove c'è un restringimento della carreggiata perché siamo al terminale dei tram, della nuova linea tranviaria. Auspico che la polizia municipale, la stradale, il magistrato che prenderà in consegna questo evento farà rimuovere al più presto questo palo o quantomeno, nella speranza e nell'attesa che venga rimosso, illuminarlo al fine praticamente di poterlo evidenziare, farlo vedere ai fini del codice della strada, quindi renderlo visibile, perché noi residenti magari lo conosciamo. Questo giovane era di Casalnuovo, se non erro, e quindi probabilmente distratto, preso dal sonno perché erano le 5:20 di stamattina, ci è andato a sbattere dentro.